Lui aveva uno sguardo rilassato, era pure vestito bello. Poi mi guarda fisso e fa: lei, con l'ultima lettera che mi ha mandato, mi ha convinto a venire qui. Ah, io mi dirai, a quel punto mi sono detta qua, e qua è fatta. Poi vuoi sapere che sono venuto? Vuoi sapere che sono le parole? Oh, lo vuoi sapere? Sono le parole? Te sto sentendo. Mi fa, lei, che il verno è ripreso da lui, lei, capito? Lei è la rappresentazione vivente del mio primo vero fallimento professionale, 5 anni di terapia buttati al vento. Dico, ma te rendi conto? Dico, oh, mi stai sentendo? Oh, no, mi senti? No, non dormo, sì. Mirabile. Sto sentendo. Allora senti, ti leggo l'ultima lettera che ti ho scritto, così, giusto per avere un parere, ma no, dai, per venire. Allora, caro Ludwig, la tua vigliaccheria supera di gran lunga la tua intelligenza. No, io non ho un parere qua su questa parte. Ma tu stai dormendo? No, le mani addosso, no, porca miseria. Ma chi mi ha preso per ostaggio? Sono anche alle 4 di mattina. E poi chi è stato autorizzato a toccare i miei fogli? Questi sapete tipo di Hendrix. Ma no, è che volevo un parere sulla parte introduttiva. Senti, sai che c'è di nuovo? Che a me le tue lettere non me ne regali mai la ceppa, va bene? Sai che sono le ceppe? Come no? Ah, ma poi? Chi ti ha autorizzato a venire qui a toccare i miei fogli? E ti tocca se via per finire a scuola con il mio nariz? Sì! Sì, dai, perché te sono tranquilla, dai, e che? E dai, e... Beh, infatti è proprio delle mie cose. Sai che c'è di nuovo? Che mi hai fatto tu palle così, mi hai fatto, ecco che c'è di nuovo. Mi rompere con io. Quindi volessi dire che io sono una puttana? Ma dico, ma ti rendi conto delle cose che stai dicendo? Ti ribadisco. Chiedi scusa. Tu sei una persona più invadente, così, che è imparcire una mezza di quarta che io abbia mai conosciuto in vita mia. Ah, perfetto, per cui quando si tratta della tua donnina in carriera caduta non la nominare, non la nominare. Sì, sì, poi invece quando si tratta che ho bisogno io di aiuto, un bel calcio messa a terra mi becco, bell'amico che sei. Fuori di qui. Ah sì, mi fai schifo. Mi cambio pieno, comunque sta casa, guardala bene, che questa è l'ultima volta che la vedi, va bene? Fotografatela. Va bene, me ne vado. Maledetta ragione che t'ho incontrato.